E dopo queste nostre prime riflessioni sulla Madonna, sul ruolo che ha e che deve avere nella mia vita, ma anche nella vita di voi, di tanti, anzi ringrazio quelli che stanno scrivendo, in cui mi stanno raccontando chi è per loro, chi è nella loro vita Maria, e chi può ancora continuare a scriverli. Poi riprenderò queste cose prossimamente, abbiamo ancora diverse puntate del mese di maggio. Dicevo, dopo queste considerazioni che appunto ci devono far vedere la Madonna come una di noi in cui il progetto di Dio si è realizzato in pieno. E quindi questo è molto confortante, perché se noi viviamo, imitiamo le virtù di Maria nella nostra vita, né con le nostre fragilità, con i nostri doni, anche noi possiamo far sì che Dio realizzi nella nostra esistenza la sua opera e i suoi disegni. Da oggi vorrei fare una serie di puntate parlando delle apparizioni, anzitutto chiedendo a me e a voi che rapporto abbiamo con le apparizioni della Madonna, ma ancor prima dobbiamo capire quali sono i criteri con cui la Chiesa, e soltanto la Chiesa, può dire se quell'apparizione è vera o non è vera. Anche di recente abbiamo assistito e queste presunte apparizioni pullulano di qua e di là, ma sono vere apparizioni? E noi ci facciamo prendere. C'è chi difende, chi attacca, c'è chi crede, chi è che non crede. Qual è l'atteggiamento vero del cristiano, dell'uomo e della donna, anche se non cristiani ma onesti? È quello di saper attendere, sapersi fidare e sapersi fidare dello Spirito che opera e che agisce attraverso la Chiesa. Quindi io non sono né contro né a favore, ma sono appunto per il discernimento necessario da farsi dinanzi a presunte apparizioni o a presunti miracoli o a presunte guarigioni, discernimento che si fa nello Spirito e nella comunione con la Chiesa. E vi sono delle regole esatte che da domani noi iniziamo a vedere, proprio perché ci possano aiutare ad essere con la Chiesa, ad essere al fianco della Chiesa, ad essere per la Chiesa, quando la Chiesa deve darci, aiutarci, illuminarci e dirci se quell'apparizione è vera oppure non è vera. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!